Página 126. Del libro. Abbiamo un dialogo che dobbiamo leggere. Ok? Allora, Rosa sarai Maria Elena, tu sarai Rosa e Yeah. Claudia sarà Monica. Pronto. Ciao Rosa, sono Monica. Come va? Buongiorno Monica. Bene, e tu? Senti, ho bisogno del tuo aiuto. Che c'è? Sai, ho visto un bellissimo abito da sera in quel negozio in via Fatina. No, no, Frattina. E io che c'entro? Centro? Che c'entro? Centro? Siccome oggi c'è sciopero dei mezzi pubblici. Ui, sai che non a caso. Grazie. Ehi? Sì. Siccome oggi c'è sciopero dei mezzi pubblici e dei taxi, ecco, per caso mi puoi accompagnare? Scusami Monica, ma oggi non posso portarti da nessuna parte. Magari lunedì. 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 Ma devo assolutamente comprarlo oggi. Domani c'è il matrimonio di Alessia. Mi dispiace davvero, ma oggi non posso proprio accompagnarti. Dopo la lezione voglio andare a quel nuovo ipermercato fuori città a fare la spesa. Ho il frigorifero vuoto. Ho capito. Non importa. Proverò a chiamare Matteo. Grazie lo stesso e a presto. Bene, allora questo lo avevamo letto la settimana scorsa. Sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo anche risposto alle domande. Sì, Allora, sì, sì, non sì. dobbiamo rifarlo. Sì, certo. E abbiamo visto anche i pronomi diretti con i verbi modali. Sì, siamo arrivati qua. Ah, parece che sì. Sì, también lo hicimos esto. Sì. Che non so perché non l'ho scritto. Ok, effettivamente siamo arrivati fino alla F1 della pagina 127. Abbiamo cominciato a parlare un po' di vocabolario dei contenitori, no? Abbiamo Sì. parlato della lattina. La lattina, ricordate che stiamo parlando di quello che noi chiamiamo lata, di bibite, di liquidi, la lattina. Lattina di Coca-Cola, lattina di Fanta, lattina di qualsiasi cosa che si beve. Invece quando quello che c'è dentro è un solido, parliamo di scatoletta. Scatoletta di tonno, scatoletta di frutti di mare, scatoletta di tutte le cose che si mangiano. Quello del dentifricio, dentifricio, si chiama tubetto. Quello della marmellata, e in generale tutte quelle che è fatto di vetro con un tappo, si chiama vasetto. Quella per l'acqua, per le bibite, la chiamiamo ovviamente bottiglia. E quello della pasta si chiama pacchetto. Allora, abbiamo visto altre parole. La
Confezione. Che cosa significa confezione? Pacchetto. Sì? È quello più generale? Sì? Per esempio, uno di biscotti è una confezione di biscotti. È una confezione di qualsiasi cosa. Di riso? Una confezione di riso. Sì, questa è più generale, magari puoi dire anche un pacchetto di riso o un pacco di riso. Sì, ma confezione è più generale. Quando non sai come, come si dice qualcosa, puoi usare confezione. È come comodino. Bene, allora, visto che abbiamo, abbiamo imparato dove, come si chiamano i pacchetti, no? I contenitori delle cose, adesso vediamo dove si comprano queste cose. Allora, dove compriamo? Secondo te, Claudia, dove compriamo un dizionario? Alla libreria. In libreria. In libreria, ok. Allora, qua abbiamo alcune, alcune regole, ok? Tutte le cose, tutti i posti, tutti i negozi che finiscono con IA, usano in. In libreria, in farmacia, in pasticceria. Sempre se finiscono in IA, usiamo in. Le altre usano a con l'articolo, no? La preposizione a articolata. Ma, e occhio qua, questo è molto importante, una cosa che si usa molto in Italia è invece di parlare del negozio, parliamo della persona che lavora nel negozio. Sì? Allora, generalmente, sì, tu, noi... Per esempio, il posto dove si compra la frutta è la frutteria. Come, quale sarebbe la preposizione per frutteria? In. I, perché finisce con ia. Ma noi parliamo non del negozio, ma della persona che lavora nel negozio. Come si chiama la persona che lavora nel negozio? Fruttivendolo, el vendedor de frutas, letteralmente. E quando noi parliamo di una persona, quando andiamo a visitare o a comprare dove lavora una persona, usiamo sempre la preposizione da. Da più articolo, in questo caso dal fruttivendolo. E succederà con tutte. Per esempio, dove compriamo il biglietto per l'autobus? Come si chiama il posto dove compriamo le sigarette, il biglietto per l'autobus? Come? Tabaccheria. La tabaccheria. Allora, quale sarà la preposizione per tabaccheria? In. Come? In. In tabaccheria. Ma la persona che lavora nella tabaccheria si chiama tabaccaio.
¿Qué preposición usamos per tabaccaio? Ah. No. No. Da, da, da. Da, solo da. Dal. Dal tabaccaio. Allora io posso dire vado in tabaccheria per comprare il biglietto dell'autobus o posso dire vado dal tabaccaio a comprare il biglietto dell'autobus. Allora è molto comune invece di parlare del negozio, parlare della persona che lavora in quel negozio. Bene, allora abbiamo detto un dizionario lo compone in libreria, perché finisce con IA. Maria Elena, un mazzo di rose? A fioraio. Pensalo un po' prima di dirlo. Io. Io. In? No. Io parlo di fioraio. Sto parlando della persona che vende fiori. Ah, dal fioraio. Dal fioraio. Ah, eso era. Ya, florero. Florero. Ya. Claudia, dove compriamo uno yogurt? Al supermercato. Al supermercato, perfetto. Ricordate sempre che, come hai fatto bene, se non è IA, è A, al supermercato. Maria Elena, dove compriamo i dolci? I dolci? Aspettate. In pasticceria. Perfetto. In pasticceria. Benissimo. Claudia, dove compriamo un medicinale? In farmacia. Farmacia. In farmacia, perfetto. Dove compriamo un chilo di arance, Maria Elena? Dal fruttivendolo. Dal fruttivendolo, perfetto. E Claudia, il pane? In panetteria. In panetteria. Ok, allora, vediamo qua in particolare questo posto, la panetteria. Allora abbiamo detto in panetteria, vero? Un'altra forma molto più comune di chiamare la panetteria è il forno, letteralmente è l'orno. Quale preposizione usiamo lì con forno? Dal? No. Claudia? Hai detto qualcosa? Dal, sì. No, dal no. Forno non è una persona, il forno è una cosa, è il forno. Da nomás. Usiamo il da quando parliamo di una persona. Al. Ah, claro. Ricordate, in se finisce con ia, se no usiamo a. Un'altra cosa molto comune è usare la persona che lavora al forno, che si chiama fornaio. Fornaio. Allora, come possiamo dire per il fornaio? Dal fornaio. Allora ho tre forme diverse per dire lo stesso. Vado a comprare il pane in panetteria, vado a comprare il pane al forno, vado a comprare il pane dal fornaio. Sì. E finalmente, Maria Elena, i gamberi freschi, gamberi sono camarones. Camarones. I gamberi freschi dove li compriamo?
No me parece ahí. Parece ahí. Ah, no, tampoco. Ah, ya. Dal pechivéndolo. Perfecto, dal pescivendolo, con pesci. Ah, con el sh, claro, Ecco, pechivéndolo. pescivendolo. Perfetto, lo compriamo dal pescivendolo, la persona che vende i pesci. Bene. In generale non è difficile la regola, solo che ovviamente è molto di vocabolario, vero? Dobbiamo imparare i diversi posti, però sempre con quell'idea. Se finisce con ia, in. Se no, a. Se è la persona, da. La forma più comune in italiano è usare la persona. Una cosa che a me particolarmente piace molto, è più personale, no? Allora, è molto comune invece di dire in libreria, diciamo, dal libraio. Dal libraio. Invece di dire in pasticceria, diciamo, dal pasticcere. Donde il pastelero. Invece di dire in farmacia, che è molto comune, sì, però possiamo anche dire dal farmacista. Ah, in quel caso è più comune dire in farmacia, però si usa molto anche dal farmacista. Ok, allora, molto molto comune, ripeto, usare la parola, la persona. Bene, andiamo un po' avanti con questo. Abbiamo una nuova parte dell'unità che si chiama ce l'hai o no? Che cosa significa ce l'hai? La tienes? La tienes o lo tienes. ¿Sí? Allora, la forma c'è L con l'apostrofo più il verbo avere. In spagnolo noi lo diciamo come lo, la. Più il verbo tener. Per quello ce l'hai è lo tienes, la tienes, perdon. E si può coniugare con tutto. Eh? Io ce l'ho, tu ce l'hai, lui ce l'ha, lei ce l'ha, vero? Noi ce l'abbiamo, poi lo vedremo completo. E significa sempre lo stesso. Lo tengo, la tengo. Lo tienes, la tienes. Lo tiene, la tiene. Lo tenemos, la tenemos. Quando stiamo ovviamente parlando di avere una cosa in particolare. Sì, sicuramente una cosa che abbiamo già detto che cos'è. Allora, leggiamo il dialogo. Sì, che questo è un po' complicato, lo devo dire. Allora, leggiamo il dialogo. In questo dialogo ci sono due persone che parlano di una cosa che è successa. E noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in ordine i successi, in ordine cronologico. Cosa è successo prima, cosa è successo dopo. Sì? Non di quello che quando parlano loro, no, di quello che è successo nella storia. Lo mettiamo in ordine cronologico. Ok? Allora, prima leggiamo. Allora, Maria Elena, tu sarai Valeria, Claudia sarai Franco.
¿Te lai la lista de la espesa, pero? Sí, chelo. O al menos pero. Cosa vuoi dire, spero? No, cosa vuol dire. Vuoi, ¿qué es eso? È una contrazione del verbo volere. È come dire cosa vuole dire. Voy a ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir espero? Cosa vuol dire spero? Ci avevo scritto tutto quello che manca. Aspetta, che controllo un attimo. No, non ce l'ho. L'avrò lasciata sul tavolo della cucina. Uff, sempre la stessa storia. Adesso come faccio a ricordare tutto? Ce li abbiamo i pomodori e non ce li abbiamo. O non ce li abbiamo. O non ce li abbiamo. Meno male che non hai dimenticato anche le chiavi di casa, perché mi guardi così. No, Marielena, occhio alla puntuazione. Sono domande. Ce li abbiamo i pomodori o non ce li abbiamo? Meno male che non hai dimenticato le chiavi di casa. Perché mi guardi così? Perché mi guardi così? Ce le hai o non ce le hai le chiavi? Non le trovo, incredibile. Ho dimenticato anche le chiavi. Scusami, amore. Scusami, amore. Scusami. Benissimo. Allora, noi adesso dobbiamo mettere in ordine che cosa è successo nella loro storia, no? Allora, noi sappiamo che la prima cosa che è successa è che Valeria ha scritto le cose che vuole comprare, no? Valeria scrive le cose che vuole comprare, è la prima azione che succede nel tempo. Adesso noi dobbiamo mettere in ordine tutte queste azioni, a partire dal dialogo, ok? Allora leggete il dialogo, rileggetelo e cominciate a mettere in ordine queste cinque azioni, le cinque cose che succedono, ok? Fatelo subito. La última no se ve, la última. ¿Eso sí? Pero no se ve arriba. Sí, es que o una o la otra, por quello es mejor si avete el libro acá. Porque adesso la otra forma fare questo, pero si vede molto piccolo. No, ya entonces preferible de arriba, po, ¿cierto? Nos aprendemos la última. Franco, checa la lista. Manon, a trobarla ya. Entonces, mejor de arriba. Ya, ahí estamos bien.
Sono pronta. Bene, aspettiamo un po' Maria Elena. Per favore, sì. Sì, sì, tranquilla. Media complica. Ya es yo escucho porque no estoy clara. Ok, no, non sono chiara. Non sono okay. Chiara. Bene, allora Claudia, la prima cosa che è successa è che Valeria scrive le cose che vuole comprare. Poi che cosa è successo? Poi Franco lascia la lista in cucina. Perfetto. Sì, allora dopo che Valeria ha scritto la lista, Franco la lascia in cucina. Poi che cosa è successo, Claudia? Franco cerca la lista, ma non riesce a trovarla. Esatto. Benissimo. E poi? Franco non trova le chiavi di casa. Esatto. E finalmente, ovviamente? Valeria sembra un po' arrabbiata. Esatto. Allora, quello è l'ordine delle cose che sono successe. Cominciando da questo dialogo, sappiamo che la prima cosa che ha fatto Valeria è scrivere. Ha fatto una lista. Poi, quando sono usciti, Franco lascia la lista in cucina. Poi, al supermercato, Franco cerca la lista, ma non riesce a trovarla. Poi, dopo non trovare la lista, non trova neanche le chiavi di casa. E finalmente che cosa succede? Succede che Valeria si arrabbia per tutto questo. Bene, Claudia. Bene. Allora, che cosa abbiamo qua in questo dialogo? Molte volte questa forma che vi ho detto, che adesso vedremo con più calma. Ce l'hai la lista della spesa? La tienes? Sì, ce l'ho, la tengo. Aspetta un attimo. No, non ce l'ho, no, la tengo. Allora, questa L con l'apostrofo che è un la, vero? C'è un la. E sempre, stiamo parlando sempre dello stesso. Di che cosa? Della lista della spesa. Ce li abbiamo i pomodori o non ce li abbiamo? Los tenemos? Se vedete, nella prima parte, quando dice ce l'ho, abbiamo una contrazione, che è una cosa che avevamo imparato prima. Non è la prima volta che vediamo questo. Sì? Allora, quando noi abbiamo un la o un lo, che cosa dobbiamo fare? Fare la contrazione. Ma quando abbiamo un le o un li, non possiamo fare la contrazione, mai. I pronomi plurali non si contraggono. È impossibile. Ok? Solo quelli singolari, la o lo.
E quello non solo è possibile, ma è obbligatorio. Sì? Voi dovete fare la contrazione sempre della e dell'o quando abbiamo il verbo avere. Poi quando parliamo delle chiavi, sì? Ce le hai o non ce le hai? Allora, se stiamo parlando di le chiavi, il pronome ovviamente sarà le e come è le non si fa la contrazione. Ok, allora vediamo questa forma e ve la spiegherò anche un po' meglio con il word. Allora, no, Maria Elena, leggimi la prima frase con la risposta. Yeah. Hai il permesso di soggiorno? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Allora, prima di tutto, che cos'è il permesso di soggiorno? Non lo so. Claudia, tu lo sai? Sì. Ay. È come un impuesto che si paga quando uno dorme? Non mi ricordo. No. Il permesso di soggiorno è il permesso di residenza. Ah, mi chiedo. È altra cosa, entonces. Il visado potrebbe essere, no? Però il visado di lavoro, di residenza, sarebbe il permesso di residenza. Allora, quando una persona straniera vive in Italia deve avere il permesso di soggiorno per essere legale. Ok? Allora, il permesso di soggiorno è maschile singolare, allora un lo. Che cosa abbiamo detto che succede con il pronome lo quando abbiamo il verbo avere? Che lo dobbiamo contrarre. Lo, ce l'ho, lo tengo. Bene, Claudia, leggimi la prossima. Hai la carta di credito? No, non ce l'ho ancora. Esatto. Ok, allora la carta di credito, il pronome per la carta di credito femminile singolare è la. Ma io non dico, ricordate, non dico la o. Che cosa dico? No. Sempre con la contrazione. Allora, no, non ce l'ho ancora. No la tengo. Aún. Maria Elena, leggimi la prossima. Hai tu i nostri passaporti? Sì, ce li ho io. Perfetto. Hai tu i nostri passaporti? Sì, ce li ho io. Los tengo io. Allora, come vi ho detto prima, il pronome li, che sarebbe il maschile plurale, non possiamo fare la contrazione. È impossibile. Allora, ce li ho. Tutto separato. Los tengo. Claudia, l'ultima. Hai per caso le mie chiavi? No, mi spiace, non ce le ho. Mi spiace. Mi spiace. La forma mi spiace è una contrazione di mi dispiace. Esattamente lo stesso. Lo siento. Ricordate che il mi dispiace significa lo siento. Spiace è lo stesso. Allora, hai per caso le mie chiavi, femminile, plurale? No, mi spiace, non ce le ho, non las tengo. Allora, come funziona? Come funziona questo? Andiamo qua. Sempre con il c'è. Che piccolo. Sempre con il c'è, abbiamo detto che c'è lo o la diventa sempre
Come ce lo o ce la? Così, sempre con la contrazione. Allora, ce l'ho. Scusate, ce l'ho. Come si traduce ce l'ho? Lo tengo. Lo o la tengo. Claro. Perché che dentro questa L con l'apostrofo non sappiamo mai se è un lo o la. Dipende dalla frase. Ce l'hai? ¿La tienes? La tienes o lo tienes. Uh-huh. Lo o la tiene. ¿Cómo continuamos con esta opción? Ce la. Ce la. Perfecto. Ce la. Lo tiene, la tiene. Poi? Ce l'abbiamo. Alla fine è il verbo avere con la L. Ce l'abbiamo. Che cosa significa ce l'abbiamo? Lo tenemos, la tenemos. Voi? A ver, ce l'avete. Ce l'avete. Perfetto. E loro? Ce l'abbiamo. No, noi ce l'abbiamo. Loro? Ah. Ah, no. Ce l'hanno. Loro ce l'hanno. Ellos la tienen, ellos lo tienen. Loro ce l'hanno. Allora, sempre il verbo avere con la L con l'apostrofo, quando è lo o la. Invece, quando è plurale maschile, li, io dico ce li o. E adesso abbiamo solo una traduzione. Qual è la traduzione del ce li o? Lo tiene, tiene. Lo tenemos. No. Ricordate che sempre il verbo... Los tengo. Io, ecco, los. Ah, claro. Oy, oy. Io o. Che cosa? Los. Loro. Los tengo. E come continuiamo con questa coniugazione? Tu? Ce li hai. Ce li hai. Los tienes. Lui, lei? Ce li ha. Ce li ha, perfetto. Noi? Ce li abbiamo. No. Ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Voi? Ce li avete. No. Avete, ce li avete. Verbo avere, eh? Verbo avere comune. Ce li avete. Ce li loro? Ce li hanno. Come? Ce li hanno. Ce li hanno. Ricordate la doppia N. Hanno. Ce li hanno. E se la cosa è una cosa femminile plurale, sarà ce le ho. E come si traduce ce le ho? Las tengo. Las tengo. Ok, allora come continuiamo? Tu? Ce le hai. Lui, lei? Ce le ha. Noi? Ce le abbiamo. Ce le abbiamo. Voi? Ce le avete. Ce le avete. E loro? Ce le hanno. Ce le hanno. Uh-huh.
Allora, Claudia, se io ti chiedo, Claudia, hai i quaderni? Sì, ce li ho. Perfetto, sì, ce li ho. I quaderni, perfetto. Maria Elena, hai la macchina? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Claro. Sì, ce l'ho. Perfetto. Claudia, sai se Maria Elena ha può essere? Il passaporto? Sì, ce l'ha. Ce l'ha, benissimo. Maria Elena, avete le chiavi di casa? Voi? Sì, ce li ho. No, due cose. Prima, La le chiave, chiavi di casa e poi non ho chiesto se hai le chiavi, ho chiesto se avete le chiavi. Voi. avete le chiavi? Sì, abbiamo. Ecco, sì, mi manca solo una cosa, ce le abbiamo. Ah, Senza il ce non funziona. Allora, sì, ce le abbiamo. Ok, bene, 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 bene. Avete risposto bene alle domande. Questa è tutta la forma, non c'è più di questo. Solo abbiamo un'altra cosa diversa, perché ovviamente quando io dico lo, la, li, le, stiamo parlando di pronomi diretti. Però abbiamo, ricordate sempre, abbiamo anche un pronome per le quantità. Vero? Qual è il pronome delle quantità? Una cosa. No, 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 il pronome delle quantità. Se io ti dico quanto pane vuoi? Come rispondi a quello? Quanto pane vuoi? Ne e poi come lo usiamo il ne? Se io dico quanto pane vuoi? Ne vuoi tre. Io ne voglio Ne tre. voglio tre. Ecco, allora pronome ne sempre per le quantità. E va sempre prima del verbo. Ne voglio tre. Allora lo stesso funziona qua. Quando io chiedo se c'è qualcosa, e quella cosa è una quantità, usiamo il ce n'è. Allora, leggimi la uno, Marielena. Ah no. No. C'è del vino? Sì, ce n'è una bottiglia. Esatto. Come lo traduciamo? Hai una bottiglia. Perché stiamo parlando di una quantità del vino. E questo è difficile perché, come sempre, il ne, noi non abbiamo in spagnolo una forma per il ne. Noi diciamo sempre hai, non usiamo un pronome.
In italiano sì, dobbiamo usarlo. sea, perdón, es, ¿hay vino? Esa es la pregunta. Esatto. Hai vino? Allora, se io dico c'è del vino e io voglio dire solo sì, io dico sì, c'è. Vero? C'è, hai vino. Posso dire anche c'è vino. Sì, c'è vino. Hai vino. Però se io parlo, se vedete in tutte le forme, quello che sto dicendo non solo è che c'è, ma quanto c'è. Claro. Sto parlando della quantità. Allora, questo c'è, lo separo e devo aggiungere il ne. Ce n'è. E poi devi dire quanto, più quantità. Ce n'è una bottiglia, ce n'è un bicchiere, ce n'è mezzo litro. Sempre una quantità con il ne. Vediamo la seconda. Leggimela, Claudia. C'è un portacenere? No, non ce n'è nemmeno uno. Perfetto. Allora, un portacenere, un cenisero. Portacenere, cenisero. Si chiama portacenere o posacenere. Sono le due forme per chiamare lo stesso. Allora, non ce n'è nemmeno uno. Ricordate che la quantità zero è una quantità. Allora, non hai ni siquiera uno. Quantità zero, quantità niente. È sempre una quantità. Allora usiamo il ne. Se io non dico la quantità, dico direttamente no. Non c'è. Non c'è, chiaro. Sto parlando di quanto c'è, nemmeno uno. Non c'è, non ce n'è, scusate, nemmeno uno. Bene, Maria Elena, leggimi la 3. Ci sono molti turisti in Italia? Sì, ce ne sono molti. Esatto. Hai muchos turistas? Sì, hai muchos. Ce ne sono. Vedete che non c'è più la contrazione del ne. È separato perché è impossibile fare una contrazione con una consonante. Allora, ce ne sono. Allora, se lo vedete, il ce ne, alla fine noi lo diciamo come hai. Cantità. Hai, facciamolo così. Más. Hai, más cantità. Singular. Invece ce ne sono sarebbe hai más cantidad plural e sono le uniche due forme, non abbiamo tutta una coniugazione, sono solo quelle due forme, ce n'è singolare, ce ne sono plurale, basta, punto. Leggimi l'ultima, Claudia. Ci sono abbastanza olive verdi? Ce ne sono, ma poche. Perfetto. Allora, Claudia, ce ne sono molte macchine per strada? Ce ne sono ce ne sono pochi? Perfetto. No, pochi. Poche. Pochi. Sì. Allora, sì, ce ne sono poche scusa, perché la domanda era ce ne sono molte macchine per strada? No, ce ne sono poche sì, ce ne sono molte. Perfetto, no, non è importante il quanto, ma la forma, il ce ne sono. Allora,
María Elena, c'è molto smog oggi? Sì, ce ne sono molti. No, perché lo smog, infatti ti ho fatto la domanda al singolare, c'è molto smog? C'è molto... sì, sì, c'è molto. No, mi manca una cosa, il c'è da solo e dico sì, c'è smog. Però io devo dire la quantità ed è una quantità di una cosa plurale, singolare, scusa. Sì, ce n'è molto. Molto. Allora, c'è molto smog oggi o c'è smog oggi? Sì, ce n'è molto. Perché lo smog è la quantità è singolare, allora... Se usiamo il singolare, dobbiamo usare la forma singolare. Se la cosa è una quantità plurale, usiamo il pronome nella forma plurale. Semplice non è, lo so. Ma per quello facciamo esercizi. Allora, facciamo questo esercizio. Lo stesso, quante bottiglie di acqua ci sono nel frigorifero? Ok? C'è qualche supermercato? Allora ricordate, quantità, non quantità, o solamente la cosa, lo dovete vedere voi. Ok? Allora fate questo esercizio. Esercizio 3. Controlliamo. Ok? Vamos a hacer una pausa? Sì. Sto cansato. Dopo l'esercizio. Fate l'esercizio e facciamo la pausa come premio.
Sono pronta. Perfecto. ¿Y tú, Claudia? ¿Pero un sí, un no o un Sí, más o menos. no? Ok. Bien, prevediamo, non è la fine del mundo. Ok. Allora, Claudia, dimmi tu la uno. Quante bottiglie di acqua ci sono nel frigorifero? Acqua? Ce n'è una. Perfetto. Quanto? Ce n'è una. Stiamo parlando di una quantità, è una quantità singolare. Allora, ce n'è una. Si dice ce n'è e l'altro si dice Ce ne sono. Ce ne sono. Ah, singolare ce n'è, plurale ce ne sono. Perché in realtà in questo ne abbiamo un ne e, ce ne è, però ovviamente e diventa ce n'è. Perfetto. Una contrazione. Bene. Maria Elena. C'è qualche supermercato qua vicino? Ce ne sono due. Perfetto. Ce ne sono due. Plurale. Come? Che lo había puesto así, pero después lo cambié. No. Porque pensé que hay dos, pero ya lo entendí. Ay. Claudia, dimmi la tre. Chi ha i nostri passaporti? Aquí donde tengo. Pamela Chelia. Ah. Perfecto. Pamela Chelia o Chelia Pamela. Ah, eso lo puse yo Pamela al final. Lo importante es Chelia. Lei Chelia. Buenísimo. María Elena, la 4. ¿Hai tú el regalo de Sara? No, non ce l'ho. Perfetto, non ce l'ho. No, non ce l'ho. Il regalo di Sara. E finalmente, Claudia. Avete le chiavi di casa? Sì, è così. Ce le abbiamo. Perfetto. Sì, ce le abbiamo. Ce le abbiamo. Benissimo. Vedete che sembra difficile, sembra una cosa, però quando cominciamo a fare, facciamo questi esempi, non è difficilissimo. Dobbiamo solo stare attenti, quello importante, stare molto attenti, soprattutto con il ne, che è una cosa che per noi è nuova, non usiamo. Okay? Allora, poi per la prossima settimana faremo più esercizi, questi qua del libro degli esercizi, come compito. Allora, tranquille che continueremo a praticare. Bene, adesso sì, Claudia, facciamo la pausa.